Centro Avvolgibili. L'azienda nasce nel 1996 come un piccolo laboratorio artigiano a conduzione familiare, specializzato nella produzione di avvolgibili in alluminio, acciaio e PVC. Visti i cambiamenti del settore e le esigenze di mercato, per garantire soluzioni innovative, l'azienda ha sviluppato una nuova linea produttiva di controtelai termici, denominata Thermoblock Infinity. Grazie al duro lavoro e alla dedizione dei fratelli soci fondatori Giovanni e Giuseppe Costanzo, l'attività è cresciuta nel tempo. Negli anni, la Centro Avvolgibili ha ampliato la sua gamma di prodotti, con l'inserimento di cassonetti a scomparsa, controtelai in ferro, zanzariere, motori e accessoristica. Grazie alla rete commerciale, riesce a servire e a garantire supporto tecnico ai serramentisti, alle imprese edili, agli showroom e alle rivendite dell'intero territorio nazionale e internazionale. I risultati raggiunti non rappresentano un punto di arrivo, ma un punto di partenza per nuovi traguardi. Centro Avvolgibili, località Flaminio, Pianopoli. Farmacia Aloe, del dottor Antonio Vicente. Disbrigo pratiche sanitarie, elettrocardiogramma, holter cardiaco 24 ore, CUP centro unico prenotazione urgente, holter pressorio 24 ore, autoanalisi, MOC ultrasuoni, consegna domiciliare del farmaco gratuita. Farmacia Aloe, centro commerciale Due Mari, Maida. Acqua vita sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi acqua vita sana. Sara Assicurazioni, una famiglia da 80 anni al servizio della Metini nel campo assicurativo. Sconti del 40% sull'assicurazione dell'auto, del 30% sull'assicurazione della casa e sull'assicurazione degli infortuni. Sara Assicurazioni, via Scaro Puzzino 2 e la Mezze Terme. Gioielleria Rocca, dal 1898 una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. L'Officina del Pane, in via Francesco Ferlaino, vicino Scuola Media Manzoni, La Mezze Terme. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, via della Vittoria, La Mezze Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezze Terme. E adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ci siamo, ci sta registrando, Alberto. Ah, tutto a posto. Sta diventando maestro. Maestro, maestro, maestro. Allora, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alberto. Giovanni. Il nipotino come sta? Sta bene, grazie. Mangia e beve, fai la cacca. Bacino. Ciao amore mio, ti voglio ciao, bene. Ciao Giosuè. Allora, caro Albino, oggi siamo ritornati a Omega 3. Oh, ti ricordi di che cosa è specializzato? Fra poco di pesce, per pesce, come si dice? Ci sta arruinando. Per pesce, come si dice? Aperitivo e pesce. Un aperitivo con pesce, però con non pesce. Solo, bellissimo. Perché adesso, da quando ho riaperto, dopo le vacanze, per Ramariucci ci spiegherà tutto, sì. Insomma,
Si però, può anche pranzare, penso. Chiedo scusa Giovanni, dobbiamo venire a mangiarci i pesci, che è bellissimo. Esatto. Io devo venire con mia moglie qualche sera, vengo. Però prima di iniziare, Albino. Salutiamo Lamezia. Salutiamo Lamezia, buongiorno tutto Lamezia. Quanto. Però dobbiamo dire che questa mattina ci siamo svegliati con una bruttissima notizia, sì. il terremoto che c'è stato. Fra poco arriverà la nostra Anna Maria, ne parleremo. E avremo anche un ospite che ci fa molto piacere, perché ieri l'abbiamo salutato e lui stamattina è arrivato, è un amico innanzitutto e mi fa piacere che è arrivato. Allora, Mariucci, vieni qua, prenditi la sedia e mettiti qua, come sei bella e elegante stamattina, turchese vestita. Abbiamo una signora stamattina. Una bella signora, Mario, come andiamo? Ben rientrata. Bene, grazie, anche come voi. Hai passato le vacanze? Ci dobbiamo salutare. Bene, grazie. Ti ho salutato prima, una volta. Buongiorno. Allora, dove sei stata in vacanza? Siamo stati qui in zona, un po' di relax, abbiamo iniziato a preparare qualcosina per il locale. Anche si è lavorato, diciamo. Sì, si è lavorato. Tutto ciò che era in vacanza, si è lavorato con la mente. Per fare un nuovo programma, diciamo. Sì, anche perché, come già anticipavi prima, dal 18 settembre apriremo a pranzo, quindi le domeniche saremo aperti per i nostri clienti e ovviamente diamo delle informazioni attraverso i social, quindi Facebook, Instagram e Twitter. Li daremo pure noi in questi giorni, però da oggi siete aperti. Da oggi noi sì, abbiamo già aperto settimana scorsa, dal venerdì, il fine settimana. Ricordiamo le tre forme dell'aperipesce omega 3, quindi l'aperifritto, l'apericrudo e l'apericotto. Insomma. Sì, un po' una bella variante, una bella variabile. Bellissimo. Ricordiamo la cosa più importante, e tengo a precisarlo, che comunque utilizziamo solo pesce fresco, sì. Nulla di congelato. Voi siete una famiglia che tratta il pesce fresco, non è che si parla qua di congelato, ma anche il congelatore avete voi, perché lo prendete fresco. Li manteniamo, sì, per mantenerli sì, però comunque tutto pesce cucinato al momento, quindi è un aperipesce molto particolare che si avvicina, o meglio, è al centro tra la cena e l'aperitivo. Bene. Quindi invitiamo tutti i clienti a raggiungerci qui in Piazza Mercato Nuovo alla Mezza. Che poi è una bella zona. Sì, Giovanni, una cosa molto importante, dimmi. Poi vi lascio, ricordiamo che facciamo asporto, quindi pure per coloro i quali desiderassero avere una cena a base di una frittura di pesce o anche altre ricette, ovviamente telefonandoci ai nostri numeri possono contattarci. Prepariamo l'asporto dalle 19.30 in poi per qualsiasi ricetta i nostri clienti. Ma uno se la può portare, diciamo, pure a casa. Se è asporto significa che sta bene, asporto a casa. Vabbè, perciò se è frittura di pesce, tu vieni qua, telefono, te lo porti a casa. Sì, sì, decidono l'orario loro e pesce fresco. Bene, però prima di andare avanti, che arriva Anna Maria, parliamo dei nostri amici anche che ci accompagnano. Vi ricordo la nuova apertura che ci sarà a fine settembre, primi di ottobre, della food senza glutine, in via del 28 alle Mezza Terme, un franchising numero uno in Italia, tutti i prodotti per celie, ci ricordiamo, e con personale specializzato, seguito attentamente da grande Rossana, che tu conosci, Adalberto, una ragazza che ha studiato proprio sullo specifico, perciò sarà un'attività giovane, due bei giovani, ci fa piacere che aprono alla Mezza Terme. Convenzionata ASL, ricordiamo, e non ci dimentichiamo, e aprirà proprio alla Mezza in Viadda 28. Bene, andiamo avanti, salutiamo la gioielleria Rocca in Corso Nuvistrano, saluti a Stefanuccio e a Giovanna. E vai Albino. Poi il piccolo zoo via Crocifisso, la Mezza Terme, del nostro Antonio, uccelli di tutti i tipi e misure. Ma tu misure, Albi, ma come ti viene a mente le misure di un uccello? Albi, però avvicinati. Se uno vuole aggiungere 20 centesimi, ci vogliono 20 centesimi, 25, ci vogliono 25, ci vogliono 16. Sei vicino a Mariucci. Se vuoi 16, ci vogliono 16. Vabbè, andiamo avanti, Albi, andiamo avanti. Comunque scherziamo di tutti i tipi degli uccelli. Poi? E salutiamo, diciamo, Antonio e mamma. Poi Marmi via Berlinguer Pianopoli, Pappe Cuccia via Alessandro Volta, 012 Benetton, Corso Giovanni Nicotera, come sapete c'è il 50 più il 20% di sconto, andate mamme che ci sono robe bellissime, salutiamo tutto lo Stato. Poi allora a Picalzature e scarpe. Località Savutana e via del Progresso, 50% di sconto su tutte le merce. Bravo. Vabbè. Poi alla Mezza Terme. Cioccolato. Alla Mezza Terme. Ti senti Tony? No, alla Mezza Terme.
La mezza gomme, questo. La mezza, ah, la, io, la mezza gomme. Albe. La mezza gomme, via del Progresso e via Meletignote e a Catanzaro. Salutiamo a Tonino Gaetano e tutto lo staff. Va bene? Vai, Albino. Cioccolate, bar pasticceria, via Salvatore Aversa e Lucia Precinzano. Bonsà, pizzeria, ristorante, via delle Vittorie. Salutiamo Pasquale e tutto lo staff. La signora Stefania. Centro Team, corso Giovanni Nicotera e via delle Vittorie. Bene, io vi ringrazio. Salutiamo tutti e le sponsor. Con Albino ci vedete, vi vedrete fra poco. Bene, io ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo per i saluti. Allora, vi raccomando il caffè. Sì. Allora, prego, Anna Maria allora, Mancini. Facciamo entrare la, diciamo, la signora. Tu Maria. Te ne puoi andare. Io mi alzo. Non si può l'ora, ma te ne va perché. Che fra poco arriva l'ospite. Allora, buongiorno Anna Maria, buongiorno, come stai? Innanzitutto, come è andata? Buongiorno ai telespettatori. Come è andata ieri? Ma questo lo lascio giudicare agli altri, nella mia modestia e nella mia umiltà non mi permetterei. Però penso che sia andata bene, perché ecco, io ho avuto consensi positivi. Il direttore, che sei tu Giovanni, è l'unico, diciamo, deputato a giudicare. No, quindi, no, cioè, devo spero dire, che io, la supplenza, che come l'ho chiamata. Io non sono nessuno per giudicare, non so giudicarmi me stesso, figurati gli altri. Perciò io so il consenso che hai avuto da parte delle persone. Vi ringrazio tutti con affetto. Sono arrivati un sacco di messaggi. Grazie infinite, è arrivato anche qualcuno a me, a dire il vero, che mi ha gratificato non per la trasmissione di ieri, diciamo, ma per il lavoro che forse in maniera tanto silente io svolgo e lo svolgo con amore. No, vabbè, lo fai con passione e con amore. Con amore. Con volontariato, ricordiamo. E dico a tanti. Veder sorridere una persona in sofferenza è la cosa più bella, il regalo più bello che possiamo fare a noi stessi. Certo. Quindi siate più umili, questo soprattutto. E forse questo manca, esatto, si perde l'umiltà, esatto. Poi. No, va bene, allora io stamattina volevo iniziare con due notizie che non sono... innanzitutto ricordiamo il terremoto che è successo. Allora, quello prima di tutto perché è stato terrificante aprire, diciamo, sia internet che il telegiornale con questa notizia. Non sappiamo notizie ancora di quello che è successo, sicuramente un terremoto. Ci sono delle vittime, però man mano ci aggiorneranno i network nazionali, i media nazionali su quello che è successo. Certo che sono allertate tutte le protezioni civili d'Italia. Diciamo che l'Italia in questo momento è divisa in due. Esatto. Perché tutta la sua centralità è coinvolta in questo terremoto disastroso, perché oltretutto è stato molto superficiale. Addirittura la prima scossa a 4 chilometri di profondità. Ma si parla di un paese raso al suolo? Allora, Amatrice, io ho sentito il sindaco, dice è raso al suolo. E credo che di questa realtà ne verranno fuori tante altre. In questo momento ho sentito anche della grande difficoltà a raggiungere i luoghi perché tutta la viabilità è interrotta e allora noi andremo in onda poi con questa ripresa alle 2 del pomeriggio. Noi avremo delle immagini mentre noi parliamo, li mandiamo in onda, esatto. Pure se abbiamo delle immagini, non vi garantiamo delle immagini, però ci devono arrivare da un momento all'altro. E se ci sono immagini manderemo in sovraimpressione quello che abbiamo. Quindi i nostri telespettatori alle 2 quando raccoglieranno, diciamo, avrete già notizie, ecco, più dettagliate, però più noi dettagliate. Per quella piccola televisione che siamo cerchiamo di dare un servizio. Io mi permetto una sola riflessione, una soltanto, che sia di monito anche questo evento distruttivo, che sia di monito ad abbassare la testa, a saper chinare la schiena, non siamo nulla, tutti i soldi che vogliamo... Però ogni volta che succede una cosa facciamo dobbiamo... le solite menate e poi ci dimentichiamo, esatto, il giorno dopo. E invece ricordiamoci questo, che i soldi fatti velocemente servono a darci così un benessere momentaneo, ma non la felicità, non la serenità, che è l'unica energia che ci può tenere in piedi e ci può far sorridere alla vita, perché anche nelle disgrazie, diciamo, dobbiamo continuare ad alimentare questo sogno di vita che Dio ci ha regalato. Bene, io ho chiamato un ospite questa mattina, sì. Ieri l'abbiamo sentito, sì. È un po' sofferente, però ne stamattina l'ho visto arrivare, mi ha fatto perché l'avevi contattato tu per la verità, poi lui si è sentito bene. Tra virgolette, adesso ci spiegherai la situazione, esatto. Perché di solito lo vedevo in giro, un po' di giorni che non si vedeva, però stamattina per enorme piacere l'ho visto in giro e mi ha fatto veramente direttore, è contento. La prima uscita, presumo, che
chiamo Giovanni. Giovanni, dai, vabbè. Vabbè, è la prima uscita del nostro amico e credo proprio stimolata dall'idea, diciamo, dalla proposta di poter partecipare. Ma poi partiamo anche con delle notizie che non sono sulla cronaca della Mesa, bensì sul regionale, sul Catanzaro, che ci riguardano poi da vicino. Credo che e lui è la persona più addetta, magari a darci le spiegazioni su queste cose. Esatto, degli interrogativi importanti. Allora vogliamo presentare l'ospite. Presentare, insomma, per lo calcio tutti. Nicola Rotondo, Perito Rotondo. Prego, Nicola. Venga ad accomodarsi. Sofferente, ma sempre giovane, però. Sempre giovane. Su. Voglio vedere se è sofferente con la lingua adesso. Voglio vedere se è sofferente con la lingua. Grazie per aver raccolto il messaggio. Chi si deve spostare? Un po' in giù. Io finisco. Sì, ma abbiamo difficoltà col signor Rotondo, con Nicola. Allora non mi devo. No. Io non sto qui. No, come stai qua, Nicola? Alzato. No, assolutamente no, non esiste. Perché qua proprio non si può mettere. Allora, vediamo un po', ecco, vediamo se si avvicina. Oh. Vediamo così, andiamo bene. Non volevo toccare l'autore. Però, tu non devi fare l'imbalzo totale. No, Parziale. Che, insomma. Allora, Nicola, innanzitutto mi fa piacere che sei venuto. Grazie. Mi fa piacere di vederti sempre in giro e combattivo, come al solito. Perciò stamattina abbiamo anche il rumore. Purtroppo ormai siamo qua e non ci possiamo più spostare, perciò perdonateci a casa per questo rumore di lavoro che incontro. Alziamo noi il tono della voce. Alziamo il tono della voce, perché sennò. Allora, qual è la notizia che abbiamo parlato di Eterlina, allora, che volevamo portare l'attenzione di Nicola Rotondo? Allora, parli proprio di questo. Apriamo il quotidiano e troviamo sulla pagina di Lamezia una prima notizia: decoro urbano, si passa all'azione. Io ho dato così una velocissima lettura all'articolo e pare che verrà, diciamo, indetta una gara, insomma, tra persone che vogliono imprese, che vogliono attivarsi per dare un decoro fioristico, insomma, di piante, diciamo, quindi parliamo sempre di persone che operano nell'ambito dei vivai. Sì. Finisco perché passo a quello, diciamo, che potrebbe essere l'elemento. E poi si parla dell'attivazione di queste associazioni per la pulizia della città. E qui mi è sorto un interrogativo che vorrei porre con estrema servizio, no? Sì. E allora io mi domando, non ho capito, non sono addentro a questa tematica, però vorrei capire se ci sono delle associazioni che si muovono in contemporanea alla multiservizi, e quindi porlo come interrogativo, perché? E come vengono pagate? Vengono diciamo pagate con i tributi che noi comunque indirizziamo alla multiservizi. Bisogna questo mi piacerebbe, ecco, mi piacerebbe saperlo. Sarei felicissima se allora potessimo. Vediamo cosa allora, dice. Allora, io ho dato perché la notizia. Passo. Buongiorno a tutti. L'analisi dei bilanci della multiservizi negli ultimi 7-8 anni e degli asset che gestisce per conto del comune, li gestisce con contratti di servizio. L'illuminazione, il verde, l'igiene urbana, l'idrico, quindi il canile, delegando. Esatto. Ecco, allora, perfetto. Il comune affida alla sua in-house, quindi alla sua strumentale, delle attività dei servizi pubblici locali, omnicomprensivo di tutto. C'è l'illuminazione, c'era prima la manutenzione delle strade, ma poi stranamente sta cosa è uscita. Allora, qual è la prima discrasia che un tecnico evidenzia? È che i servizi pubblici locali non possono essere disarticolati, devono essere armonizzati in modo tale che l'integrazione della pulizia delle strade con il verde, della pulizia delle strade con la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade con l'illuminazione, la pulizia delle strade con la manutenzione delle strade stesse ed infine l'arredo urbano, ovvero l'appellimento di alcuni angoli della città, le villette piccole, pulite, arredate, con le panchine, le fioriere e quant'altro. Allora, una cosa di questo genere che è in un mio progetto, evidentemente non interessante per chi deve decidere queste cose, dove la globalizzazione, perché di globalizzazione parliamo, per integrare i servizi in modo tale che l'uno spalleggi l'altro da un punto di vista delle risorse da impiegare. Ma vi è un'altra cosa fondamentale.
l'asset igiene urbana conta 119 persone, 119 unità, cioè il grosso, la parte più importante dell'organico della multiservizio delle 243 persone, non sono i 17 dell'Idrico o quant'altro, ma sono i 117 dell'igiene urbana, che sarebbero sufficienti, ma organizzati in maniera diversa, ottimizzando gli impieghi, per fare tutte le cose che servono in un solo contratto di servizio che preveda dalla pulizia delle strade, lo smaltimento dei rifiuti in senso della raccolta, ecco, la raccolta differenziata, e una cosa che manca in questa città, manca il lavaggio delle strade, ecco. Cioè le strade sono a livello ormai di infarcimento degli oli, dei grassi, delle fiere, di tutto ciò. Chiedo scusa, è come se si parlasse di un subappalto, cosa, no, ecco, molto, molto, perché voi ci sono altre notizie. Possiamo approfondire su una notizia solo, no. Parliamo, poi magari approfondiamo, esatto, negli altri giorni, abbiamo altre notizie. Vabbè. Ecco, io invece farei un appello alla simpaticissima e cara dottoressa Cullo, se volesse onorarci per darci lei delle spiegazioni e fornirle così anche ai telespettatori di quella che il dottor Rotundo chiama una... Il volontariato è un'azione, bellissima, per sé è gratuito, no, è ha un senso. Volontariato non credo che ce ne possa essere, perché se si impiegano degli operai devono essere retribuiti. Ecco, ottenere in diretta una spiegazione dalla dottoressa Cullo ci farebbe molto piacere, sia per averla qui e quindi il piacere di ospitarla. Magari nella prossima settimana, perché ho capito che stanno rientrando, si stanno riorganizzando. Esatto. E per darci la possibilità di capire e di far capire agli altri fino in fondo questa problematica. Vi chiedo scusa un attimo, perché è corretto approfondire. Qui c'è un'affermazione che lascerebbe intendere che la gestione e manutenzione del verde pubblico deve essere fatto da sponsorizzazioni private. Le sponsorizzazioni che sono altro, chi affronta le spese e poi si intitola quell'attività. Sì, questo qui è spiegato, ma questo a livello di abbellimento andrebbe okay, bene. Anche ecco. Bene. Cambiamo argomento, invece, cambiamo, c'è un'altra notizia. Che Allora, non mi sembra che ci siano, se non addirittura sul quotidiano, altre notizie, tipo quella dell'ospedale, su quale... Ok. Però c'è questo articolo, perciò ho chiamato anche Nicola Rotundo. Zicchinella. No, venga tranquilla ad ascoltare. Nessuno la manda via, ci fa piacere che lei è qua. Esatto. Mi pagate pure. Questo no, qui è volontariato. Allora, questo è volontariato veramente. Sì, questa è l'informazione delle persone a casa. Allora, questa è una notizia bella. Allora, io la voglio rileggere prima e poi magari la commentate. Parliamo sindaco di Sellia. Il sindaco di Sellia, Zecchinella. Così sono cresciuti i servizi offerti alla cittadinanza: il wifi performante, centro prelievi ASP, raccolta differenziata. Insomma, sono tre cose di una certa importanza. Esatto. Mi ricordo un altro piccolo comune che è vicino a noi, il comune di Pianopolo. Io sono papà di questo comune, da un punto di vista della gestione urbana. Parliamo di Sellia, di Pianopolo. Anche di Sellia, perché Davide Zicchinella è una persona che io conosco bene e ha copiato il modello Pianopoli. Allora, il modello Pianopoli non è altro che quello che io racconto da sempre, una tesserina di un mosaico, no? 2000 abitanti, e potrebbe essere un 35esimo di Lamesia. E che cosa si fa in questi comuni? Si creano i presupposti che l'intero bisogno di welfare della popolazione venga soddisfatto da tutti i cittadini, sia quelli che le utilizzano e quelli che non lo utilizzano. Come? Con un contributo di tipo fattuale, ovvero sia sporchiamo di meno, puliamo sotto casa, non buttiamo le cose in mezzo alla via, annaffiamo la fioriera, i servizi attuali di internet che vengono performanti e sono il wifi disponibile, ma che si è generalizzato. Ma la cosa importante, come essere la Pianopoli, è uno come me che è rimasto a casa da solo e ha bisogno di un farmaco, io l'altra mattina per alzarmi, giorno 16 o 17, se ricordo, e poi per vedere la farmacia di fronte a me, ma arrivo alla farmacia dopo aver penato e sudato, era chiusa. Io non sapevo che le farmacie tornassero durante questo periodo, no? Ma che tornassero un giorno ciascuno, quindi la farmacia era aperta, quella di San Biase, e avevo bisogno di un farmaco urgentemente. Allora, cosa accade a Pianopoli? Se uno ha bisogno di un farmaco urgentemente, telefona a questo call center, e immediatamente arriva il medicinale, allora diciamo che il sindaco Zicchinella
è riuscito a creare una armonizzazione, quindi un rapporto strettissimo con la cittadinanza, e quindi ecco, con la cittadinanza istituzione, ed è veramente, sarebbe un modello da copiare. Allora, e poi c'era un'altra notizia, prima di passare alla cronaca di Lamezia, che mi sembrava interessante, sulla cronaca di diciamo di Catanzaro Calabria. Ecco, sembra ci sia stato un meeting, vuoi leggere tu come direttore la notizia? Ma sei direttore? Allora, l'illegalità non è solo 'ndrangheta, ma anche corruzione e abusi. Ed è vero questo, noi l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre parlato di questa cosa. Magistrati e politici interrogati sui problemi cruciali del territorio. Esatto. Una sponda alla criminalità organizzata è offerta dai reati della pubblica amministrazione. Questo è vero, guarda, esatto, è una cosa verissima. Esatto. Ha annunciato il potenziamento della procura, che avrà 6 sostituti in più in un nuovo è un nuovo aggiunto. Allora, questa notizia la troviamo sulla Gazzetta del Sud. Noi non andiamo oltre per quello che diciamo l'articolo, però incitiamo i lettori a prenderne atto. Ci siamo soffermati, perché? Perché effettivamente ci fa immenso piacere quando si comincia a parlare come tematica primaria e focale di un meeting della corruzione e degli abusi, perché questo riguarda soprattutto quella famosa pubblica amministrazione, quindi i famosi burocrati, che sono poi, dovrebbero essere un motore, un acceleratore proprio dell'andamento cittadino, e invece in realtà è lì che si fermano. Che penso che la pensiamo allora, tutto lo sì, stesso modo. Diciamo, ecco, che la pensiamo. Sì. Nicola Gratteri. Ma Nicola Gratteri ha messo anche, diciamo, il suo apporto culturale per la nuova edizione del codice dei contratti pubblici, delle concessioni, il decreto esecutivo 50 del 18 aprile. Praticamente questo codice finalmente compattato, 220 articoli, all'interno di ognuno dei quali vi è la legalità, ovvero c'è il controllo della legalità. Vi è ciò che mancava. Come viene effettuato? Viene effettuato attraverso un monitoraggio continuo delle gare di appalto o di affidamento. E viene fatto dall'ANAC, che è l'Associazione Nazionale contro la Corruzione, guidata da Cantone, che adesso ha inserito elementi che non sono valicabili, ovvero sì, in ogni articolo c'è una cosa che se non si fa non si può andare oltre. Nelle procedure, nelle fasi di procedimentale di affidamento, un appalto, sia in gara che in affido, che in concessione, non si può passare alla fase definitiva contrattuale se prima non si sono espletate una serie di attività, alcune delle quali richiedono l'ok obbligatorio dell'ANAC. Naturalmente qui parliamo di pubblici appalti, ma la corruzione e gli abusi sono in tutti gli ambiti, anche per il rilascio di un mero certificato. Scusi, dottoressa. L'illegalità si vede anche nelle piccole cose. Anche nel rilascio anche di un certificato. Mafioso, la dottoressa inserisce un elemento fondamentale, che è quello più grave, ovvero sia il comportamento resistente del pubblico dipendente. Questo è il concetto. Una persona, a me è capitato più volte, una persona va allo sportello e allo sportello chiede una cosa, ma la risposta non è quello di essere facilitato per quella cosa, ma anche per un certificato di nascita, ma è la complicazione, ha scritto, ha fatto il modellino, l'ha compilato, lei chi è, cioè tutta una somma di fatti che rispetto a un atto pubblico, qual è una certificazione, un atto dovuto, viene complicato da alcuni comportamenti, per fortuna non generalizzati, di alcuni dipendenti che esercitano un piccolo potere, specialmente nei centri piccoli, dove tutti si conoscono. Ma la vedo io, cioè io più volte qualcuno, infatti guarda, io devo dire ufficialmente, temo forse per certi aspetti, perché bisogna entrare nei canali più della 'ndrangheta e fare dei patti o dei giuramenti per poterli temere, ma io temo molto di più le costumanze mafiose che vengono poi adottate nella pubblica amministrazione, quella dei famosi colletti bianchi, dei famosi colletti bianchi. Finalmente perché ho trovato che non fa parlare a Rotondo. Perché un attimo. Allora ti porterò sempre l'ordine. Perché volevo dire, delle volte per il semplice cittadino è più facile
denunciare un comportamento mafioso, perché c'è una rete di associazioni anche che dovrebbe fornire tutela e comunque le fornisce, piuttosto che denunciare un colletto bianco. Lì diventa difficile. Vediamo Nicola cosa dice Giosuè e passiamo alla... Allora, volevo inserire solo un elemento che evidentemente non vuole essere provocatorio di nulla. È una considerazione proprio fattuale. Io suggerisco ai consiglieri comunali, agli assessori, all'assessore e al signor sindaco, al suo staff, di recarsi negli uffici, ma non come istituto, istituzionalmente, ma come semplici cittadini, e chiedere una qualsiasi cosa, dall'occupazione del suolo pubblico alla licenza per un banchetto, come questo. Che vada personalmente un assessore? Sì, non l'assessore, il sindaco. Cioè promuoversi affinché un loro fidato vada per avere un termometro della situazione. Allora qui devo concludere io. Se no la situazione non si ammatica. A questo punto. La gente non denuncia perché in questa città molti vedono la loro ombra, pensano che sia un uomo che la segue. Esatto. Cioè non pensano che l'ombra sia un riflesso del sole. Perché qui vi è una sorta di paura e di diffidenza di non arrecare fastidio a qualcuno. Io ormai da 12 anni lo avverto questo fatto. Già quando parliamo tra di noi, allora, abbiamo le do, tutti le do un esempio pratico. Le do un esempio pratico. Chiedo scusa per questo rumore, ma non sapevo che c'era del lavoro. Allora, le do un esempio pratico. Mi è stato sottoposto, all'attenzione l'invio di una PEC da parte della Regione ad un determinato ufficio lametino. Il contenuto di questa PEC era urgente, perché bisognava integrare con della documentazione mancante una certa pratica. Raggiunto il comune questa PEC il 16 di gennaio, veniva consegnata all'interessato i primi di giugno. Quindi io ho segnalato subito all'assessore e spero che abbiano frattanto individuato insomma una responsabilità. Quindi ancora prima del cittadino singolo, che magari è intimorito e non segnala, di avvalersi anche dei suggerimenti che vengono forniti dal volontariato che opera in Ciabra. Okay? Era legittimo questo. Okay. Vabbè, okay. Allora andiamo avanti. All'altra notizia, perché abbiamo le notizie della cronaca di Venezia. Ecco, passiamo qua. Allora, noi... Io poi volevo fare un accenno sul discorso del mare. Poi. No, lì ci dobbiamo ritornare, ma in maniera molto ampia. Come volete voi. Esatto. Di informazione. Esatto, prima finiamo questa... Io volevo tornare sul mare, perché ieri c'è stata una situazione poco piacevole nella zona di Caposuvere. Che ho segnalata io stessa, esatto, quindi... Bisogna parlarne, perché mi hanno già chiamato dei cittadini. Io sono andato sul posto ieri pomeriggio, perciò voglio che si chiarisca un po' cosa è successo ieri nella zona. Non ci interessa la questione tecnica, in questo momento non la vogliamo affrontare, ci interessano invece altri risvolti. Altri risvolti, perché se ci mettiamo a parlare di tecnicismo non la finiamo più, abbiamo sempre... Invece ci interessano altri risvolti. Io, ma che devo per la verità, avevo fatto una battuta pensando che per sostituire il signor Amatruga ci volessero 5 persone. Ma non l'ho sostituito, e ne siamo venuti 2. Tonino 10 giorni in vacanza. Io sono convinto che la dottoressa non solo lo ha sostituito, ma lo assorbirà pure. No, assolutamente, non esiste una supplenza. Ma parliamo di... Andiamo a quello che interessa le persone. Giovanni, allora, a te il titolo. Devo fare anche da tatam. Sì. Allora, cronaca della Mesa della Gazzetta del Sud, vi ricordo che oggi 24 agosto e nella pagina proprio in prima che riguarda la Mesa Terme, noi con Salvini parliamo di politica, il centrodestra è stato tradito dal sindaco. Per il coordinatore regionale di NCS in Consiglio Comunale sono 10 su 24 Verdiani e gli Alfaniani. Allora, c'è una disarmonia ufficiale nell'ambito della gestione politica del Consiglio, e credo che sarà il nostro sindaco, l'avvocato Mascaro, a dare delle dovute risposte, perché questa rimodulazione della giunta credo che abbia lasciato attoniti insomma alcuni, altri chiunque, veniva nominato come assessore della parte, c'è sempre qualcuno che se lamenta. È sempre una questione di gestione politica, ma più che altro forse
forse una ragione, diciamo, bisogna chiarirla, è effettivamente una domanda mi sembra molto opportuna. E vorremmo capire adesso se siamo in una città che ha un'amministrazione congiunta di centrodestra o di centrosinistra. Allora, forse questo è un'unica cosa che, diciamo, quello che si pone. A me quello che mi interessa è che adesso la giunta lavora e tutti questi caccieri a destra, a sinistra. Io come cittadino voglio che sia ministro e si vada avanti. Le polemiche le lasciamo a la loro. La mestieranza politica la mettiamo da parte. Quello che vuole il cittadino. Allora, una battuta ed è questa. Il sindaco qualche tempo fa ha fatto un ragionamento che io condivido pienamente e dice: a me di tutte queste storie, come composto il consiglio, mi interessa relativamente. L'importante è che tutte le proposte che faccio con la mia giunta, il consiglio le approva, le valuta, esatto, e vanno avanti. Ottima e questa è una maniera intelligente per gestire, esatto, le diaspore all'interno del consiglio. Vi è un'altra maniera, io stamattina la evidenziavo sui social, uso un linguaggio noto a questa televisione, sui social, e riguarda invece le modalità operative di alcune situazioni. Porto un aneddoto che a me sembra della cosiddetta incompletezza, ecco perché mancano i suggeritori, mancano i tecnici. Si riporta in auge il discorso del sindaco che ha fatto al Camporombo di Scordovillo, dicendo a tutti i residenti, i cittadini e lametini residenti: guardate, non bruciate i copertoni, portatelo al comune che vi diamo un euro per ogni copertone. E la cosa sembrava, perché tutti la raccontano così, sembrava aver risolto il problema. Allora, a sostanza, è perché se i tecnici fossero stati presenti avrebbero detto: fermi tutti. Ai rom, ai cittadini lametini che abitano là dentro, non conviene bruciare i copertoni e ve li porteranno senz'altro. A quelli conviene bruciare i fili di rame elettrici e telefonici, perché da lì fanno i denari. Allora che hanno fatto? L'hanno fatto lo specchietto per le allodole. Hanno fuorviato con queste fumigazioni, fuorviato l'argomento base, che è l'interesse di quel gruppo che è etnico che abita là dentro. A quel gruppo interessa rubare il rame, bruciare per eliminare la plastica e vendersi il rame, che attualmente è un mercato enorme, mentre dalla bruciatura del copertone non si ricava nulla, perché anche la parte strutturale, no? La struttura metallica non vale niente, perché il ferro non costa nulla. Allora bisogna dire al sindaco, che è uomo intelligente, che questa iniziativa lodevole, senz'altro lodevole, non è quella, e di dire a quei signori: guardate, quei signori, voi non potete bruciare nulla là. Ma credo che lo abbia già compreso, lo ha già compreso, perché infatti ieri ha depositato un'ulteriore denuncia. Fumi a Scordovillo Mascalo, denuncia. Dobbiamo capire invece, dobbiamo cercare anche in questo caso, ci rifacciamo al sindaco di Sellia, armonizziamo con la popolazione una via d'uscita da questa problematica che non si stempererà. Presumo, insomma, aggiungendo denunce su denunce, perché l'intervento della procura era stato chiarissimo, era stato deciso, era stato forte, si era parlato già di un disastro ambientale che poteva espandersi se fossero stati fatti rilevamenti anche sul campo rom oltre che sulla zona bruciata. Allora ci vuole un po' di energia in più rispetto a quello impiegato. Le chiedo scusa, bruciare dei copertoni una volta all'anno, due volte all'anno, non crea inquinamento ambientale, crea turbativa. Crea solo disturbative. Ovviamente, comunque la procura aveva fatto dei rilevamenti e praticamente aveva già parlato di una situazione gravissima, per cui vuol dire che quello che bruciavano, siano copertoni o altro, aveva già degli elementi tali da poter preoccupare. Nulla, perché è assolutamente, siamo in un centro cittadino e non no. Allora, quindi andiamo avanti sempre sulla zona canavese dell'Interland lametino. E cosa è successo? C'è questa inaugurazione di questo parco? Parla di rincaro dei tributi locali, lettera di protesta di un ospite, e parliamo indirizzata al sindaco di Falerna. La tariffa è altissima, ma la raccolta di rifiuti è di basso livello. Quindi è un ospite della Calabria che in questo momento, soggiornando in quell'area per le sue vacanze, insomma, ha rilevato questa
questa discrasia tra c'è già tempo questa cosa. Esatto, è un'abitudine, esatto, perché esatto, troppo concentrata la stagione balneare. Esatto, esatto. Allora la concentrata, allora si triplica la se mi è consentito fare una battuta, sì. Arpacal stabilisce entro il 31-12 dell'anno precedente la no, durata. Non parliamo di Arpacal, no, la durata non ci è gradito parlarne. La durata è la stagione balneare dell'anno successivo, sì, sì, che per quest'anno è dal 1° di maggio al 30 di ottobre. Questo possiamo sentire noi calabresi e non l'Arpacal, perché il nostro, ormai la nostra stagione si è spostata, sì, così che ad ottobre ancora è periodo di mare, quindi lasciamo parlare la realtà. La realtà dei fatti è questo, che gli esercenti commerciali, che hanno i servizi commerciali, compagnia bella, zone turistiche, cosiddette turistiche, colgono l'occasione appena entra un cliente per vederlo come un pollo da spennare. Questa è una mala abitudine che noi abbiamo da sempre. Ieri a Soverato si è verificato un episodio di due persone che hanno mangiato in un noto locale e hanno esibito ufficialmente la ricevuta. Ma 245 euro per mangiare pesce locale. E poi non è manco fresco. Non lo so. Dichiarato locale. Allora che significa? Che siccome hanno chiesto più di una tipologia di pesce, l'esercente, l'antipasto, anziché farglielo pagare una volta, l'ha fatto pagare per le 7 portate all'antipasto. Allora questa è una mala abitudine, legittimata forse questa dal fatto... è allontanare le persone. Perché è arrivato lo spenno... Ma penso che qui la polemica sia più che altro per quelle abitazioni che hanno un uso transitorio, quindi chi viene magari prevista, per la tariffa, la tariffa stagionale, sì, è prevista. Come state parlando di male, di falena, ecco, ieri è successo, cambiando argomento, non è sui giornali questa mattina, ieri è successo che le forti piogge che ci sono state ieri pomeriggio si sono, diciamo, sono andate in tilt i tombini, sì, delle fogne, sono fuoriusciti tutti i liquami e sono andati a finire in mare. Noi siamo arrivati, io sono arrivato perché mi hai chiamato tu, Anna Maria, esatto, sono corso subito sul posto e c'erano quelli dell'azienda che esatto, cercavano di vedere il problema. La spiegazione che mi hanno dato è che purtroppo nel momento di pioggia abbondante succede spesso questa fuoriuscita dei liquami. Sì. Però in realtà, non dovrebbe uscire perché la popolazione è aumentata. Ma in realtà ancora diciamo non abbiamo contezza certa di alcunché, però quando mi ha telefonato il presidente del CNA Balneatori, la prima giustificazione fornita diciamo per questa fuoriuscita è stata quella della interruzione di corrente per un paio di ore che avrebbe mandato in tilt. Però io ho chiamato alla ditta, ancora non abbiamo però contezza, io ho chiamato alla ditta per quello che mi hanno detto, esatto, che sono è vero il esatto, fatto della corrente perché esatto, bisogna dirla esatto, tutta, però è stato attivato subito il gruppo elettrogeno, perciò... Ma non, infatti io quello che dicevo certamente non è un discorso che si ferma lì, non dimentichiamo però che soltanto 3 giorni fa c'è stata una rottura e quindi una nella zona di Torre Lupo, e quindi io sono anche in stretto contatto con il sindaco di Nocera, che è una donna che si sta attivando moltissimo, che salutiamo saluto chiaramente. L'avvocato Gigliotti Fernanda, Gigliotti, persona veramente eccezionale come tutte le donne energiche. Devo andare con la segna stampa, ecco, indubbiamente sì, ne vale la pena, perché non intende proprio mollare su quello che è successo quest'estate e in particolare in questi ultimi momenti, e quindi anche la rottura delle pompe in quell'area ha determinato appunto e quindi allora noi non dobbiamo tanto parlare in questo momento della questione tecnica. Ma volevo fare una precisazione, io un distinguo, una cosa sono le pompe, una cosa è l'energia elettrica e esatto, una cosa invece sono la rete fognaria. Esatto. Io mi fermerei alla rete fognaria, esatto, perché uno degli argomenti più allarmanti di quelli di ieri e pantieri è stato l'allagamento per evidentemente esondazione delle fogne. No. Quello chiaramente per rottura di pompe. Quelle ecco, del giorno prima. Vabbè, di 3 giorni prima, quello di oggi, quello di ieri non ne parlano ancora. Mi lasci dire la mia sciocchezza, perché la dico per intero. Allora, quando parliamo della rete fognaria di trasporto delle acque nere,
nei centri dove esistono due reti fognarie distinte, una per le meteoriche e un'altra per i liquami domestici, per i reflui urbani domestici, il problema non si pone. Dove invece la rete unica, come nel caso di questi paesini, ma anche di Lamezia Terme, quando vi è un'abbondante pioggia, se non esistono dei sistemi di sfioramento, si chiamano, esatto, che servono per il cioppo pieno, appena la quantità di liquido che passa, esatto, nei tubi aumenta, loro sfiorano di, esatto, tanto in tanto, esatto, e abbattono la pressione di caduta, esatto, perché aprono una falla, una paratia, esatto, fanno uscire dell'acqua in modo tale, in alcuni dovrebbero piccoli vasche, si chiamano pozzetti di raccolta. Allora gli sfioratori, non andiamo troppo io invece, perché sennò la casa non capisce. Volevo invece puntualizzare, allora si allagano gli stati per stufati. Allora volevo invece fermarmi su una riflessione più profonda, la cosa è in un certo senso anche umiliante e indecorosa di questi vicende che stiamo vivendo. Non è tanto il problema che abbiamo e che bisogna affrontarlo nella maniera giusta e doverosa, quanto il fatto che ci sono persone che cercano di attutire la problematica cercando attraverso un atteggiamento passivo di continuare a favorire o di sperare che qualcuno venga in Calabria a farsi il bagno. Allora questa è una politica sbagliata, amici miei, chiunque voi siate, da un amministratore e primo cittadino a tutto il resto. Non si combatte così il problema reale e non si fa crescere la Calabria così. Se il problema c'è, vuol dire che la vostra inefficienza ci ha portato a tanto e sono anni e anni che noi continuiamo a lavorare sulle stesse problematiche. Non è assolutamente decoroso che io ieri sera abbia dovuto sentire delle persone cercare di contrastare il presidente del CNA Balneatori dicendo: ma dai, non è successo niente, quando io ero ragazzino mi facevo il bagno e andavo in ospedale. Io sono stata ragazzina, mi sono fatta per anni e anni e anni il bagno e quando mai ho visto qualcuno andare in ospedale. Quindi tacete, signori miei, e cercate invece di rimboccarvi le maniche come ha fatto la dottoressa Gigliotti per portare produttività alla Calabria. Beh. Brava. Brava, ti ho detto che avrebbe assorbito Antonina Maggiore. No. Come tu avevo spiegato il latino? Io la conosco bene. Come diceva uno, si comincia a pigliare Ocarua, lei compete. Direttore. Allora, mi deve perdonare, però ieri sera proprio ho aggredito. Quanto siamo? E ci siamo quasi per la fine. Perfetto. Allora, perfetto. Vediamo cosa c'è sul quotidiano del sud. Continua ancora questa polemica dei 20 milioni. Ecco qua, per esempio, c'è una curiosità. Sì. Di un articolo di Antonella Mongiardo. Ci sono delle varie statue da mezzo, tipo questa che c'è sul corso Giovanni di Codera. Sì. E altre, quella tipo che abbiamo piazzetta San Domenico, delle statue che non hanno un nome, statue senza nome e indicazione. In piazzetta San Domenico, appunto, dicevo prima, nessuno sa chi è quel busto di donna col corpo di uccello, esatto. Ed è molto bella, sì, poi. Sì. Analogo belle, enigma, sì, sulla scultura nella vasca del corso principale. Sono due statue, un'alzata e una bassata. Bello, sì, sarebbe carino, effettivamente, è una bella segnalazione. Sarà fatto qualche artista. Siccome noi siamo oltretutto un comune di facili intitolazioni e che una volta ogni tanto diamo veramente una indicazione esatta, perché giustamente un turista che viene dice cosa rappresenta. Ecco, quindi mi sembra Tonino l'avrebbe detto, una osservazione, avrebbe detto qualcosa, sì, scusate un attimo, giusto per fare una battuta, io ho letto sui social stamattina, ieri sera, una battuta curiosa che ha fatto il giornalaio Giuseppe Cerminale. Sì. E io ho rimbeccato un po' un ragionamento, perché lui ha detto: io sono andato in un posto, non so dove, per entrare in un castello federiciano, di Federico, quindi gli Svevi, per entrare ci ho messo 4 ore a fila e compagnia bella. E io mi è venuto spontaneo a dire: ma scusate, ma noi abbiamo un castello qua sopra, no? Esatto. Federiciano, Svevo, anzi più federiciano che di questo non ce ne sono. In agito, si apre solo quando si conviene. Allora vi chiedo scusa. Allora bisogna, io ho detto all'amministrazione comunale, io il tempo ve lo do, anche un altro anno, perché questa città va ripresa nell'agibilità. Esatto. Delle sue bellezze. Tu, esatto, più volte hai detto: noi siamo una città bella, abbiamo delle cose belle, ma non lo diciamo. Io continuo a ripetere: se non si mette nome e cognome alle opere, questo esempio, no? Perché questo è un uccello in erezione, quello è un uccello abbassato.
Esatto. Cioè questo è eretto, alzato, sì. Questo è lo stesso uccello, infatti le ali sono abbassate. Che vuol dire? Che questa cosa ha un significato al di là del una nome, correlazione. Ha una correlazione tra, cioè, due eventi. Allora, una città che non ha un itinerario non turistico, un itinerario per vedere le bellezze, cioè una brochure che dica un itinerario culturale. Culturale. Tu arrivi all'aeroporto, una navetta, ti metti sulla sale su una navetta comunale, arrivi in città e ti vanno a vedere 5 posti belli. Esatto. No, questo è il concetto di fondo. Allora, anche se penso che chi arriva all'aeroporto a Tarraquinelli non certo va essere subito l'escursione, dovrebbe assustare un albergo. Ma nessuno, diciamo, è incentivato. Dobbiamo pubblicizzarlo, esatto, nei villaggi. No, scusa, Giovanni, nessuno è incentivato a venire alla Lamezia in vacanza. Non è, questo è il concetto. Ma non chi per il, scusa, per il turista, noi siamo solo all'aeroporto e alla Lamezia Terme. Esatto, io ho fatto un servizio. E se vuoi, vieni con me. No, andiamo in aeroporto tuttora, chiunque a terra. E gli dico, sai che cos'è la mezzo? C'è l'aeroporto. Lei non è qualcuno sa per stazione. Non sanno che la mezza ci sono 70.000 abitanti. 70.000 abitanti, che c'è una cultura, no, c'è una storia. Io ho fatto un servizio proprio su questo. No, lo aspetti, io lo faccio. Giovanni, perché sennò io non sono come la dottoressa Energica. Io faccio una battuta ed è questa, che non vuole essere una piaggeria, non vuole essere nessun tipo di allisciamento alla dottoressa, anche se è una bella donna e non dispiacerebbe. Allora, il concetto fondamentale è questo. Io ho avuto il piacere di conoscere il figlio della dottoressa, ingegnere Andrea Cantafio, ingegnere ambientale con una grande esperienza di gestione di impianti tecnologici di trattamento dell'acqua da rifiuto generale. No, aspetta un attimo, aspetta. Questa è una città che non utilizza la cultura, manco come fatto uditorio, almeno chiamatelo e fatevi raccontare un fatto. No, non esiste. Allora, no, tu immagini che se non chiamano un esperto di sta cosa, oppure a Mario Pileggi o a Nicolò Rotondo, ultimo di tutti, perché è analfabeta, ma lo chiamano per sentire il fatto. No, dicono la porta è aperta e venite a contattarlo. Il ragionamento per quanto riguarda i beni culturali, gli itinerari culturali, cioè dove ci sta il Palazzo Nicotera, in Italia credo che nessuno sappia del Palazzo Nicotera e non sarebbe male. Ma a Lamezia, tu domando, il 90% della popolazione non sa dove è il suo palazzo di cose che c'è dentro, non sa che c'è la biblioteca, che c'è il museo. Allora, questa è una città che si deve prima presentare, si deve catalogare, poi si presenta ai cittadini, ai lametini. Prima lo dobbiamo conoscere noi, e dopo il popolo, se no va a finire che noi mentiamo a tutti i strati a Lamezia. Esatto. Il nome di un fiume, Crate, Tevere, Arno, Adige, che non ho capito, e beh, i grandi lametini verranno dopo, ai quali si saranno intitolate le strade, ma prima bisogna censire la città, perché la città non la conosce nessuno. È vero. La ringrazio perché è stato molto interessante. No, comunque, la cultura, io vi ringrazio per la vostra, sì, abbiamo finito, perché il tempo nostro esposizione è finito. No, grazie alla dottoressa per avermi invitato. Prima di tutto Giovanni. Non mi chiamate più perché non vegno. Non mi pagate. Come l'avete una lira? Manco 0.0. No, ti volevo dire, Nicola, innanzitutto sono contento che ti ho visto, che sei uscito a presentare. Bellissimo, questa è una gioia veramente. Questa è la cosa più importante. E quando non sei, che ti vediamo passeggiare col tuo cagnolino, c'è tristezza. È una città, questo lo devo dire al mio minimo di narcisismo. Io il 19 di luglio ho fatto 72 anni, ho ricevuto 1710 messaggi d'auguri, una cifra talmente elevata che non si registra su Facebook una cosa di al massimo si arriva a 300 o 400, ma io e mia moglie quando guardavamo sta cosa, 500 cari, 300, 1700 ad un estraneo, ad un emigrato, io sono un immigrato da Catanzaro, vuol dire che la città mi vuole bene perché io voglio bene la Lamezia. Questo, ecco perché, esatto, diventa triste non vedermi in mezzo alla via. Le telefonate adesso mi arrivano, esatto, le vostre, esatto. Questo fa onore. Ho un attestato, esatto. No, fa onore a tutti noi, tutti noi. L'onore è di tutti, ce lo dobbiamo dividere, perché questa è una città. Ma questa, la socialità dobbiamo, è questa. La socialità è questa. Questa. Però quella è vera, non chi la fa. Assolutamente. Guarda, quella di facciata non serve, perché io ho sgamato 4 miseri ai quali ho fatto grandi favori e poi mi hanno girato le spalle e ho detto, ma per questo non aiuto più le persone che mi chiedono un aiuto. Vi aiuto sempre, punto.
Bene, grazie. Ci vediamo domani. Buona giornata. Chiedo scusa per questo rumore di fondo che c'è stato, perché non sapevamo che c'era la voce. Beh, le cuffie non si sentiva. Vabbè, io faccio piano piano per farle uscire. Prego. Ecco, sto a domani e un buon proseguo di giornata ai telespettatori. Ci vediamo domani, vi lasciamo dal Binuccio. Ecco qui. Dov'è Mariuccio? Mario, vedi, cambiate stupisce. Se lei deve andare di fretta, allora, piano piano. No, io volevo... Allora, vieni qua. Oh, guardate che bellezza. Questa è una spatola. Allora, questo è un bel vassoio, sì, una spatola, pesce azzurro. Mamma mia. Abbiamo lo scorfano, sì, abbiamo i dentici, abbiamo le triglie, il baccalà. Guarda qua che meraviglia. Sì. Mangi una frittura di questi li ho presi poco fa nella pescheria di mio padre qui al mercato Coberto ed è lui fresco. Sì, sempre lui pesce fresco e lui che ci è lui che ha chiesto questo lungo. Questa è la spatola. Ah, spatola. Sì. E, tra l'altro volevo ricordare che la spatola è uno dei pesci che poi ovviamente noi prepariamo con pesce azzurro, giusto? Sì, pesce azzurro, quindi fa bene e noi lo inseriamo in molte ricette, soprattutto nella nostra famosa cassettina fritta. Bravo, quindi che voi avete qua. Sì, che noi abbiamo poi, poi abbiamo il baccalà, le triglie, i dentici, lo scorfano, le zuppe. Bene, sì, tutto questo lo trovate qui a Omega 3 in piazza Mercato Nuovo a Lamezia dalle 19. Correte. Sì, per i vostri però, e per i pesci. Di quanto ho detto non volete accavallare? Perché se parla lei non capisce Parliamo insieme, siamo in simbiosi. State parlando. No, si stava parlando. Bene, ok, bene. Ci vediamo domani, vi lasciamo dal vino. Vai al Binuccio. Sì. Allora, questa canzone la dedichiamo ad Anita e alla signora Graziella. Na 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 na. Lo saccio che non ho più 20 anni, ma lo mio cuore c'è di dispiacere. Quei faccianella bella e ti mi innamorai, sempre vicino a te io voglio restare. Fior di cucuzza, la donna 15 anni e mezza pazza, e dopo 15 anni pazza tutta, fior di cucuzza. Come ti penso, non mi venire che t'amava tanto, che t'hai amata per passare il tempo, come ti penso. Na 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 na. Na 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 na. Spiccio di agio, non mi venire a pieso con te buaggio, cadene la ricci come un ventaggio, spiccio di agio. Fior di velluto, avevo un uccellino e mi è volato, avevo un grande amore e l'ho perduto, fior di velluto. Na 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 na. Na 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 na. Acqua corrente, la pace voglio fare col mio amante, che quando mi è lasciata era innocente. Acqua corrente, acqua di ruggia, su cuore mio come s'arraggia, s'arraggia a poco a poco si distruggia. Acqua di ruggia. Na 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 na. Fior di limone, con la farina si ci fa il pane, e con le femmine si ci fa l'amore, fior di limone. Na 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 na. Beh, abbiamo fatto le canzoni.
Comunque voglio salutare tutta la mezza e tutti gli amici e un gran saluto a Tonino, nostro Tonino Amatrude, che lo saluta Cesare. Noi ci vediamo domani mattina, sempre se Dio vuole, allo saluto orario. Ciao ciao a tutti. E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.